Buongiorno, ben ritrovati e benvenuti a Chi è il Nuovo. Io sono Rita della Cucina di Rita e questo è il consueto appuntamento del mercoledì con la rubrica del sano ma buono. E dopo aver parlato di paste fredde e di insalate miste, non potevano mancare le insalate di riso. Infatti questa settimana vi proporrò proprio una raccolta di 5 insalate di riso. 5 piatti unici e bilanciati, completi nella loro quantità di carboidrati, di proteine e di grassi buoni e di micronutrienti. 5 insalate che saranno perfette da mangiare a casa oppure da portare al mare o al lavoro e anche per un buffet o una cena fredda. Anche questa volta preparerò una porzione per ogni insalata. Il riso va cotto in abbondante acqua salata, quando è cotto va scolato e la cottura va bloccata sotto un leggero getto d'acqua fredda e poi va fatto completamente raffreddare mettendolo in un'insalatiera capiente. Bene, iniziamo subito a vedere le nostre 5 insalate. La prima è un'insalata di riso molto speziata, con pollo e verdure. È semplicissima da preparare, ma veramente molto buona e adatta a chi ama i sapori forti. Ho qui una zucchina e una melanzana. Ne prenderò un 100-150 grammi, la zucchina intera. E la taglio a cubetti piccoli. Quindi prima a fette, poi a listarelle. E poi a cubetti. Raccolgo le melanzane in una ciotola e taglio alla stessa maniera anche la zucchina. Unisco le zucchine alle melanzane e mi sposto ai fornelli per cuocerle. Verso in padella un cucchiaio d'olio. Aggiungo uno spicchio di cipolla, un rametto di rosmarino e aggiungo tutte le verdure che ho tagliato. Un pizzico di sale e queste le farò cuocere 10-15 minuti. Sono piccole, cuoceranno in fretta. Sono passati 10 minuti, le verdure sono cotte, posso toglierle. Ho qui 150 grammi di bocconcini di pollo. Li ritaglio ancora a pezzetti più piccoli. E questo lo cuocio. Nella stessa padella in cui avevo cotto le verdure metto un filo d'olio e faccio cuocere il pollo. Aggiungo un pizzico di sale . Il pollo è ben cotto, posso spegnere e togliere anche questo. Unisco il pollo alle verdure che avevo cotto e ora tutte le spezie. Inizio dal curry, circa un cucchiaino di curry, un pizzico di pepe, una punta di curcuma, un pizzico di timo, uno di origano e mescolo tutto. Profumatissimo. Quando è freddo aggiungo 80 g di riso che ho fatto lessare e raffreddare e mescolo tutto. E la nostra insalata di riso con pollo e verdure speziate è pronta. La seconda è un'insalata di riso abbastanza classica, condita con il tonno, i pomodori e le uova sode. Questa insalata di riso si prepara davvero in pochissimi minuti. Una volta cotto il riso, il condimento poi è tutto a crudo. Ho tagliato a pezzetti piccoli 200 g di pomodori. Li condisco con un pizzico di sale, un filo d'olio
qualche foglia di basilico. E mescolo tutto. E possiamo già iniziare a comporre la nostra insalata. Metto in una ciotola i pomodori che ho appena condito. Aggiungo 70-80 g di riso che ho fatto cuocere e poi raffreddare. . 60 g di tonno sott'olio. Ho scolato l'olio in eccesso. E poi abbiamo un uovo sodo. Lo taglio a fettine. Lascerò due fette per decorare poi l'insalata. E le altre invece le spezzetto e le aggiungo al riso. E mescolo tutto. Aggiungiamo le altre due fette di uovo, fogliolina di basilico e la nostra insalata di riso con tonno, pomodoro e uova è pronta. La terza è un'insalata particolare, elegante e raffinata, che potrete destinare anche ad una cena a base di pesce, una cena fredda da preparare in anticipo. Si tratta infatti di un'insalata di riso venere con salmone e zucchine. Inizio dalle zucchine. Queste sono 200 g di zucchine che ho già lavato. Le spunto e poi le affetto a fettine molto sottili, perché le dovrò poi grigliare. Quindi posso farlo con un coltello oppure con una mandolina o con pelle patate, come preferite. Le ho affettate e ora posso grigliarle. Ho messo le zucchine in una padella antiaderente, molto calda, e ora le lascio cuocere bene su entrambi i lati. E ora che ho grigliato le zucchine, le taglio a pezzetti per farle un pochino più piccole, che si mangiano meglio essendo il riso piccolo. Ecco, così, senza essere troppo precisi. E queste le condisco soltanto con un pizzico di sale e un filo d'olio. E teniamo un attimo da parte. Prendo poi il salmone. Questi sono 80 g di salmone affumicato. Spruzzo succo di limone. E lo lascio marinare così appena 3-4 minuti. E possiamo già iniziare a comporre la nostra insalata di riso. Questa volta ho scelto del riso venere, questi sono 80 g di riso venere che ho cotto e fatto raffreddare. Ormai esistono marche di riso venere che cuociono in poco tempo, questo ho cotto in 13 minuti, più o meno quindi come il riso bianco. Aggiungo le zucchine, che è la nostra parte di micronutrienti, mentre invece il riso venere sono i carboidrati, e poi il salmone, la nostra parte di proteine e di grassi buoni, ricchissimo di omega 3. Anche qui appena un filo d'olio, una grattata di scorza di limone, appena per profumare, e mescoliamo tutto. È pronta, l'ho decorata con qualche fettina di limone e qualche chicco di pepe rosa. La quarta è un'insalata di riso alla messicana con peperoni, fagioli, tonno e quel piccante che sta sempre bene. Inizio dal peperone, me ne occorreranno circa 200 g, quindi più o meno la metà di un grosso peperone. E poi taglierò il peperone a dadini, quindi prima le listarelle e poi così a dadini piccoli. Posso già spostarmi ai fornelli. Verso in padella un filo d'olio, aggiungo uno spicchio di cipolla e il peperone, un pizzico di sale e faccio cuocere
per circa 10 minuti e dopo 10 minuti aggiungo 150 g di fagioli borlotti già lessati. Insaporisco con un po' di sedano e di prezzemolo. E lascio cuocere ancora per 5 minuti. E queste possiamo già spegnere e togliere. E possiamo iniziare a comporre la nostra insalata di riso alla messicana. I nostri 70-80 g di riso lessato e fatto raffreddare e quindi la nostra parte di carboidrati. Aggiungiamo ora i micronutrienti dei peperoni e del sedano e le proteine. Qui abbiamo i fagioli come proteine. A queste verdure avevo tolto la cipolla e unisco 60 g di tonno. Insieme fagioli e tonno sono 20 g di proteine e poi un po' di piccante, qualche goccia di tabasco, decidete voi quanta. Ecco, senza esagerare. E mescolo tutto. Non immaginate che profumo questa insalata di riso. Ancora un po' di prezzemolo fresco. E la nostra insalata di riso alla messicana è pronta. Anche questa, buona, sana, completa e abbondante. L'ultima insalata, la quinta, è un'insalata fresca, leggera e gustosa, a base di bresaola, zucchine e scaglie di grana. Ciao! Ciao! In questa insalata avrò anche l'aiuto di Martina. Cosa stai facendo ora? Quello? Vuoi tagliare le zucchine? Sì. Aspetta, che arrivo. Abbiamo due piccole zucchine, che sono circa 200 grammi. Togliamo le punte. E poi le dovremo fare a pezzetti piccoli. Quindi guarda, faccio io a fette. A fette spesse circa 7-8 mm. E poi le ritagliamo così, per fare dei cubetti. Abbiamo tagliato tutte le zucchine e ora possiamo cuocerle. Verso in padella un filo d'olio. Aggiungo le zucchine e le condisco soltanto con un pizzico di sale. E queste le farò cuocere senza aggiungere acqua. Sono passati 10 minuti, le zucchine sono cotte, posso spegnere e togliere. Prendo poi 80-100 g di bresaola. Sovrappongo le fette. E le taglio a pezzetti. E raccolgo tutta la bresaola in una ciotola. Preparo ora un'emulsione per condire la mia insalata di riso. In una ciotola metto un cucchiaio d'olio, del succo di limone e ho qui un po' di rucola, appena un ciuffetto. La taglio a pezzetti piccoli e la aggiungo all'emulsione e mescolo tutto. Metto il riso, che sono i miei soliti 70-80 g di riso che ho fatto cuocere e poi raffreddare, e dalla nostra parte di carboidrati. Aggiungo le zucchine che ho cotto e anche queste nel frattempo si sono raffreddate, la bresaola. Non aggiungerò sale perché i nostri ingredienti sono già tutti salati. E l'emulsione che ho preparato
con olio, limone e rucola. Quindi, ripetendo, abbiamo la parte di carboidrati, i micronutrienti delle zucchine, le proteine della bresaola. E possiamo mescolare tutto. E i grassi buoni dell'olio, mi stavo dimenticando. Termino con una grattata di scaglie di parmigiano, sto utilizzando una grattugia a fori larghi e due fettine di limone per decorare. Bene, spero che queste idee vi siano piaciute e soprattutto che possano tornarvi utili durante l'estate. Per oggi io vi saluto, ma nel frattempo sappiate che potete trovarmi anche sui social. Mi trovate sempre come La Cucina di Rita, sia su Instagram che su Facebook. Alla prossima!